benvenuto. Ciao. Eccoci. Accomodati. Grazie, ciao. Ciao. Questa ce la ricordiamo tutti. Cantautore peraltro, quindi tu scrivi. Sì, sì. Sì, scrivo. È sempre stata una passione scrivere, sin da bambino. Questa era Sanremo del 1996. Vediamo un po' dei tuoi grandi successi in questa clip. Se nascerà ancora il mondo, se salirò dal mio fondo, io te lo giuro, sai, ho paura di che sarà di me, non potrò scordarti. Adesso te ne vai, non ci sarà più posto dentro me, ti giuro d'ora in poi, io non so più chi sei, trascina via con te, le tue incertezze, la tua ipocrisia, ma il male che mi fai, non puoi portarlo via, finché quando nel cuore c'è un po' di paura. Quando ti perdi nella tua incertezza, nella dolce amarezza, vedi come sei bella, come sei bella, come sei bella. Massimo, quanti Sanremo in totale? Quattro, no? Sono tre, diciamo, quelli ufficiali proprio Sanremo e un Sanremo giovani nel 94. È da lì che inizia. Qual è più rimasto nel tuo cuore? Oltre al primo, che immagino, insomma, è sempre il... Beh, sì, la prima volta, dici, eh? Beh, sì, è importante. Però sicuramente quello del 96, ero proprio in gara con i Big. Se adesso te ne vai, ebbe un successo clamoroso, si può dire, quindi... Si può dire, sì, <vero. ride> sì, perché non me l'aspettavo, capito? E quindi... E quindi ecco, sì, sicuramente quello mi ha dato e peraltro nel, sempre nel 96 vai con i tuoi genitori a trovare Raffaella Carrà. Che era successo a Carramba? Allora, abbiamo fatto una doppia carambata, nel senso che c'era la sorpresa che facevo io ad una fan e poi mio padre, che era ospite con mamma in sala, viene chiamato da Raffaella Carrà a cantare con me, perché lei... aveva saputo che papà aveva una grande passione per la musica, era cantante a sua volta prima di me e quindi... Ma cantante pop o cantante, che tipo di musica ascoltavi in casa? Pop, sempre, la musica pop, ascoltavamo... Cantante preferito? Di papà, Jimmy Fontana. Jimmy Fontana, sì, beh, era il suo... Vediamo Raffaella, dai, vediamo Carramba che sorpresa. Non mi mettete in mezzo. No, non è romano, vero? Non mi mettete in mezzo. Per la prima volta cantano insieme Massimo e Antonio Di Cataldo. I Di Cataldo ne il mondo! Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto. Cantavate insieme, abbiamo visto una signora che era molto emozionata. Chi può essere questa signora? Venga qua, come si chiama la tua mamma? Marisa. Signora Marisa, a questo punto deve venire. Ecco qua. Ah, le volevo provare la scarpetta, eccola qua. Le devo dare un bacio. Signora, con due cantanti in casa veramente non può avere che giornate piene di gioia, giusto? Sì. È una bellissima famiglia la vostra. Sì, io vi ringrazio, faccio molti auguri a Massimo. Grazie. Di una carriera luminosissima. Bello, te lo ricordo. Bello rivedere i tuoi genitori in questa occasione così gioiosa. Ho preso un po' da mamma, che lei comunque tendeva un po' a commuoversi. La lacrima facile. Sì, 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 io sono abbastanza emotivo da questo punto di vista, però è bello anche quello, perché... Ma certo. Poi non cade tutti i giorni di rivederli così. E ho rivissuto quell'emozione, è una cosa molto bella, dai. Erano felici, immagino,
Che avete fatto dopo? Beh, dopo siamo andati a cena, siamo stati insieme. E sì, erano molto felici. Papà lì per lì diceva, ma era quasi rimasto sorpreso da questa sorpresa, appunto, no? Per fare il gioco di parole. Però poi dopo invece grande soddisfazione, fu molto felice mamma anche di vedere insomma me con mio padre cantare insieme, era un sogno. Senti, poi tu amatissimo dalle fan, dicevi dovevi fare una carrambata, una ragazzina, cioè tu a un certo punto esplode questo successo strepitoso e ti ritrovi, cioè, diciamo, anche un po' accerchiato, è così? Beh, sì, è così, quasi inaspettatamente, perché da un momento all'altro, dopo quel primo Sanremo, già che il disco era uscito con insomma, una grande distribuzione, erano iniziate tutte le foto che uscivano sui giornalini dell'epoca, tipo, sai, proprio quelli da teenagers, e quindi ero diventato un teen idol, si può dire così, sì. No? E anche in un certo qual modo classificato tra i sex symbol, che era una cosa che comunque mi metteva anche un po' di imbarazzo, a dire la verità, perché poi... Cioè ti imbarazza ora nel raccontarlo? Esatto, sì, beh, perché sai che c'è, che il mio sogno era cantare, fare musica, mm-hmm. soprattutto scrivere le mie canzoni, proporle, eccetera, ma non mi aspettavo poi di avere un riscontro proprio così diretto con il pubblico femminile, delle ragazzine. E come l'hai gestito? L'hai saputo gestire? Credo di sì. Emotivamente? Beh, sì, ho cercato sempre di vedere l'aspetto professionale, e quindi il lavoro, anche perché i tempi erano strettissimi, per cui non... Il frullatore esatto. del nostro lavoro. Sì. Sanremo Giovani 1994. Arriva da Roma, 26 anni, e si chiama Massimo Di Cataldo. Buonasera Massimo. Buonasera. Allora, hai fatto anche lo Gecchino d'Oro, vero? Sì, da bambino. Quanti sei? Niente. Avevo 4 anni, fai meno 26, insomma. Insomma, 4 anni lo Gecchino d'Oro. Sì, vabbè, era allora, piccino. Era piccino. Ha fatto anche l'attore con i ragazzi del Muretto, che è stato un grande successo di Rai 2. Sì, un grande successo. Sì. E adesso cantautore con Soli. Soli siamo soli. Avevi fatto Castrocaro prima di arrivare questo, a Sanremo? Prima di questo sì, avevo con fatto una canzone Castrocaro. Che si intitolava, aspetta, ridimmelo tu perché è un titolo assurdo. Io sto sbroccando, sto sbroccando per te. Italiano per fè, ma si dice esatto. Sbroccare. Certo. Avete mai sbroccato per qualcuno? Tutti? Sì. Se non avete sbroccato almeno una volta nella vita, io sbrocco e basta, sbroccare per qualcuno sempre meno. È vero. Com'era sta canzone che sto sbroccando? Allora, intanto quando mi presentò Claudio Cecchetto fece proprio la traduzione, perché all'epoca sbroccare era gergale, insomma, diciamo, usato un po' più a Roma. Più romano, quindi, certo. Sì, lui disse andare fuori di testa. Voi sbroccate, esatto. non lo dite in certo. Veneto. Lo dite, vabbè. No, no, adesso è diventato. Ah, ok, quasi sta nella Treccani, dice lei. Sì, esatto. E quindi e prima ancora avevi fatto... fammi proprio il ritornello. Io sto sbroccando per te. Non so chi sono adesso. Quando dicevo per me, senza te, fa lo stesso. E prima ancora lui aveva fatto l'attore, lavorando niente di meno che con Mauro Bolognini. Sì, beh, è stata un'esperienza quella. A teatro, sì, un'esperienza incredibile. Lui mi vide in uno spettacolo che facevo a Roma con una compagnia teatrale romana, ed era molto divertente, si chiamava Che si canta, di Claudio Garafoli, e ci divertivamo molto in quello spettacolo. Una sera venne Bolognini e poi
mi propose per un ruolo molto impegnativo, che era in Shakespeare, Sogno della notte di mezz'estate. Che facevi? Lisandro. E quindi, ma te lo ricordi? L'attorgione. Beh, ti ricordi qualcosa della parte di Lisandro? Ricordo che c'era appunto una rivalità con come si chiamava l'altro, Demetrio, e si litigavano le due fanciulle, e poi dopo c'era uno scambio, insomma, è una roba pensate che abbastanza avanti. Lui ha recitato in un film famosissimo di Gus Van Sant, che si intitola My Own Private Idaho, in italiano Belli e Dannati, sì, mi pare, Belli e Dannati, dove c'erano River Phoenix, che qualcuno ricorderà, morto giovanissimo, sì, in seguito a un'overdose, credo, e Keanu Reeves. Sì. Noi il film non ce l'abbiamo, sì, vi fantastico. Possiamo far vedere I ragazzi del muretto, no, e poi ci racconti di Keanu Reeves, perché insomma... certo, guarda, no, assolutamente. Già solo la foto va bene, che dobbiamo dire? Nulla. Vai. I ragazzi del muretto però lo rivediamo insieme. Si pensava che siccome andiamo tutti a casa di amici per fare un po' di musica, non è che ti andrebbe di venire? Adoro le feste da ballo. Soprattutto mi piace ballare il rock and roll. Anche i lenti non mi dispiacciono, però sai, si sta abbracciati. Ma no, io non intendevo questo. Ah sì? Hai ragione. Perché perdere tempo con queste manovre inutili? Quando due si piacciono... No, fermati un attimo. No, no. Quando parto per una ragazza non mi ferma più nessuno. Lo so che il tuo no non è proprio un no. Anzi, adesso basta! Mi piace sentire... Raciti bene. Grazie. Ma non... un po' impostato magari. Beh, era un ruolo impegnativo. Certo, senti, sì, peraltro è giusto che ci fosse insomma un po' di consapevolezza anche negli anni 90, che, quando si cominciava, sì, a capire che bisognava, sì, che le fiction avevano un ruolo sociale. Senti, ma Keanu Reeves peraltro ha la fama di essere super generoso, è così? Sì, assolutamente. Fa tanta beneficenza. Tu che facevi? Che parte facevi lì? Allora, lì non avevo un nome, perché era un ruolo, diciamo... non così importante, però non fondamentale, però Gus Van Sant mi notò un anno prima durante una serie di audizioni, e poi quando venne in Italia per girare si ricordò e mi chiamò, e quindi abbiamo girato in Piazza del Popolo questa scena in cui ci sono questi ragazzi di strada, ragazzi un po' di vita, perché il film era un po' in qualche modo pasoliniano, se vogliamo. Uh-huh. E in quell'occasione abbiamo fatto amicizia con River, c'era Pao Pei, Andreoli, che era tra l'altro uno dei ragazzi del muretto, e adesso rivedendoli mi sono venuti in mente tanti amici che ancora insomma, porto nel cuore. E con Pao Pei, River Phoenix e Keanu Reeves andammo a pranzo insieme in un ristorante. Keanu ci portò lì, io dissi: ragazzi, siccome sai, Piazza del Popolo, all'epoca io ero un po', come dire, agli esordi, non avevo una lira. Si ristorante di Piazza del Popolo, diciamo, le lire. Per carità, tutti buonissimi, ma non è che proprio... Esatto, non era poi, taglio, anche, ecco. anche se era un ruolo carino, però mi avrebbero pagato dopo, quindi... allora, devi aspettare. Sì, e River fu molto carino, disse "Don't worry", mi prese sotto, così, sotto braccio, e mi portò dentro in questo ristorante, poi pagò lui per tutti, offrì il fantastico pranzo a tutti, insomma, fantastico, questo è un bellissimo ricordo. Sì. Senti, poi so che vuoi ricordare Alex Baroni, che vorrei vedere insieme a te, perché avete cominciato a lavorare insieme, quindi so che poi vuoi mangiare lui, vai. Fine di te, amore.
Cosa avete fatto insieme con Alex? Peraltro anche lui è scomparso prematuramente in un incidente automobilistico. Io ricordo il messaggio che scrisse Giorgia, che era stata la sua fidanzata. Certo. Prima forse anche sì. Che vi siete conosciuti. Un messaggio molto, molto tenero. Beh, Alex era indubbiamente una stella. E ci divertivamo molto, devo dire la verità. Abbiamo fatto uno spettacolo insieme, si chiamava Beatles Forever, l'abbiamo portato al Teatro Sistina e già c'era capitato di cantare insieme i Beatles in un'altra occasione durante la perdonanza all'Aquila, in uno spettacolo molto bello, e poi nacque quest'idea e facemmo due repliche, una al Teatro Sistina e poi un'altra nell'aula magna della Università di Tor Vergata. E l'idea era quella di portarlo avanti, poi ahimè non c'è stato modo, però ho un ricordo straordinario, bellissimo, proprio anche del suo modo di porsi, di come mi dava anche alcune indicazioni, perché lui... Ma sulla musica o sulla di vita? Sulla musica, sul modo... No, prevalentemente sulla musica. Poi nella vita, diciamo, ci siamo divertiti, perché al di là di quello che può sembrare poi l'autore, il cantautore, il cantante, quando canta una canzone seria... Ma è vero che avevate una filastrocca che recitavate insieme? Allora sì, diciamo che c'era questo... era una musicassetta che girava all'epoca, che poi adesso si trova ancora su YouTube... c'era questo discorso famoso del sindaco, che poi sindaco non era, di Paolo Monte con Tursi Termi e Olivetti Citra, che tipo... Finto! E che diceva? Cari fratello, non so se lo conoscete, questo non è un localo come tutti dicono a conto, è un localo veramente, se veramente giusto, è dovero a ringraziare coloro che ci hanno dato quello che noi ci abbiamo veramente saziato, da me il primo, va boh. E tutto questo discorso ce lo facevamo come mantra prima di entrare in scena. Era divertentissimo. Ti faccio vedere tale e quale, perché peraltro lo condividi con il nostro qui amico Mezzancella. Sì, vieni con me che poi dopo cantiamo. Che la vino pizza è Mezzancella. Sì, sì. Tale e quale. You. Venite. La fisarmonica stasera suona per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica. Sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo anche te. Ed è molto carino che tu abbia scelto oggi di cantare non una delle tue canzoni, ma la canzone di Alex Baroni. Massimo Di Cataldo, Jessica Morlacchi, Antonio Mezzancella. Da quant'è che non vi rivedevate? L'anno scorso, no. Sì. Ah, qualche mese. Pensavo forse presentare una cosa. Sì, sì, ogni tanto, tanto ci si vede. Sì. Bravi, bravi, sì, bravi. Allora, bello avervi insieme. Ti nasconderai dentro i sogni miei, ma io non dormirò, mi dovrà passare. E quanti amori avrai, che cosa gli dirai, e quanto anche di me. Io dovrò cambiare. Amore, non mi provocare.
fino alla fine di te. Amore da dimenticare per diventare libero, cambiare e per non cadere più cambiare. Bravissimi Massimo. Grazie. Di Cataldo, 30 anni di carriera, buon vento, ci sarà la tournée poi l'anno prossimo. Sì, no? Quest'anno, sì, non vi aspettiamo. Ciao, sempre, grazie. Ciao.